Bentornati nel canale L'Uncinetto di Silvana, benvenuti ai nuovi. E nel video di oggi vedremo come si realizza la borsa che avete visto nell'anteprima. Andremo a fare un unico pezzo, non c'è fondo, quindi super facilissima, adatto anche per le principianti come progetto, e utilizzerò per questo progetto cordino 500 grammi che io qui l'ho già utilizzato. Il mio è di spessore di 3 mm circa, ma potete usare qualsiasi tipo di filato. Un uncinetto numero 4 adatto per il mio cordino. Una chiusura a molla, la mia è di centimetri 24, ma potete avere anche diverse misure. Poi vi dirò durante la lavorazione come ottenere la vostra misura, tenendo conto che userete un altro tipo di filato, un altro spessore e un'altra misura di chiusura molla, facoltativa e la fodera. Quindi iniziamo il tutorial. Dobbiamo realizzare un grande triangolo, quindi partiamo con 3 catenelle. Io utilizzo anche il nodo, voi fate come siete abituate. Quindi 2, 3, una per iniziare il lavoro e nella seconda vado subito a fare un aumento, 2 maglie basse nella stessa catenella. Nella seconda, la centrale, vado a fare 3 maglie basse. Se vi è più comodo, nella centrale delle 3 metto un marcapunti perché qui andrà sempre aumentato di 3 maglie basse. Ultima catenella che ci rimane, un altro aumento, 2 maglie basse. Catenella per voltare il lavoro. Giriamo. Adesso in questo giro e per tutti gli altri andremo sempre a lavorare in costa retro, cioè qui sopra sulla catenella, per cui entro nel primo punto, faremo sempre un aumento, 2 maglie basse. Il prossimo aumento ce l'ho dove è il marcapunti, che è la punta del mio triangolo, quindi proseguo una sola maglia bassa, una maglia bassa, tolgo il mio marcapunti e sempre in costa retro vado a fare 3 maglie basse. Segno quella centrale, si vede benissimo, però per sicurezza, quindi maglia bassa, un'altra maglia bassa e nell'ultima faccio il mio aumento, 2 maglie basse. Quindi sia all'inizio che alla fine aumentiamo sempre di 2 nel primo punto e nell'ultimo punto. 2 maglie basse, 2 maglie basse, aumento di 3 al centro. Quindi catenella per voltare il lavoro, proseguo in costa retro. Primo punto, aumento 2 maglie basse. Lavoro
tutte le altre catenelle con un punto a maglia bassa e arrivo al mio marcapunti. Tre maglie basse. Una, due, tre. Segno quella centrale col bianco, si vede bene, però se lavorate un colore scuro il marcapunti vi aiuta. Quindi proseguo a maglia bassa. Ultimo punto, aumento di 2. E vedete che abbiamo un triangolo. Una catenella per voltare il lavoro, stessa cosa, primo punto, 2 maglie basse. Proseguo a maglia bassa, senza aumenti, fino al marcapunti. Aumento di 3 maglie basse. 1, 2, 3, segno quella centrale, proseguo a maglia bassa fino all'ultimo punto, ultimo aumento 2 maglie basse. Catenella per voltare il lavoro e proseguo. Non devo far altro che aumentare questo mio triangolo, quindi lavorarlo fino ad ottenere la mia misura, per cui sempre allo stesso modo andiamo avanti. Io sono andata avanti ed ho ottenuto questo grande triangolo. Cosa devo fare ogni tanto? Con la mia molla devo ricavare la misura adatta per la mia chiusura molla. Quindi se l'avete più piccola va bene comunque, quello che dicevo prima, o avete un cordino diverso, non ha nessuna importanza. Vado a fare di questo ogni tanto. Devo girare intorno alla mia molla, così. Quando raggiungo tutta la circonferenza con il lato più largo del mio triangolo, vuol dire che ho raggiunto la misura esatta. Ecco, corretto è in questo modo. Io per farvelo vedere, così toccano le due punte e quindi è sufficiente, per cui smetto. Vi dico anche la mia misura. Allora, ho lavorato per un'altezza di 38 centimetri e ho ottenuto una larghezza, la base del mio triangolo, di 71. A questo punto procedo, andiamo a ripiegare la punta in questo modo, prendo un lato, l'altro lato,
e vedete che otteniamo una bustina. Quindi per prima cosa con l'ago blocco le due punte. E do due punti. Adesso dobbiamo cucire prima questo lato e poi l'altro lato. Ci possiamo aiutare con dei marcapunti o degli spilli. Intanto io blocco il centro e vado qui al centro. Poi con degli spilli dobbiamo portare andiamo a stringere. In questo modo, bloccate con quello che avete, anche una parte alla volta, fate scorrere il tessuto partendo a questo punto vado a fare la mia cucitura. Ecco, tolgo il marcapunti perché adesso mi dà fastidio. Fermo la mia punta nell'angolo e inizio a scendere. Prendo le asoline esterne. Tolgo gli spilli e continuo
così fino in fondo. Finito questo, andiamo a cucire anche quest'altra parte. Vediamo le misure una volta cucita. La mia misura 36, alta 21. A questo punto andiamo a fare qualche giro per riprendere qui in alto di maglia bassa incrociata. Definite, schiacciate il lavoro e ricavate i due lati. Parto dal lato e vado a fare qualche giro di maglia bassa. Prendo il filo, mi chiudo subito, porto dietro la codina così la fermo, rientro nello stesso punto e prendo il filo, invece di prenderlo così come sempre, maglia bassa incrociata, ci passo sopra e porto fuori il filo. Viene un pochino più carina, ma va bene anche la maglia bassa normale, non cambia niente. Dove ho iniziato metto un marcapunti, così so che qui mi finisce il giro. Ci ricordiamo che per riprendere le stesse maglie io devo andare a fare un punto dove ho qui la riga in rilievo, una maglia bassa, uno qui centrale, nella riga rilievo un'altra, uno qui centrale, così riprendiamo le stesse maglie. E proseguo così per tutto il giro. Ho fatto tre giri di maglia bassa incrociata come altezza un 2 centimetri, poco più, quindi in totale l'altezza della borsa è 23 centimetri. A questo punto, per chi vuole foderare, ritagliate adesso, prendendo questa misura, la vostra fodera. E io ho fatto così. Cucite i due lati, io l'ho già preparata, e poi mettiamo da parte perché la metteremo alla fine. E a fine giro
Io non ho chiuso il lavoro, vedete? Quindi non dovete chiudere perché da qui andiamo direttamente a inserire la nostra chiusura molla. Ci posizioniamo in questo modo. Definite i due lati, mettete un marcapunti, uno di qua e uno di là. Apriamo il nostro sacchetto e ci mettiamo la nostra chiusura a molla. Mettete il centro dove abbiamo il marcapunti e cerco anche di fermarla. Se avete una molletta oppure passate anche con un filo, adesso io cerco di bloccarla così ai lati. Ecco, mi si è incastrato il marcapunti. Quindi abbiamo ancora l'asolina che l'allunghiamo. Adesso vi avvicino un pochino, allungate quest'asola e la facciamo passare all'interno del nostro lavoro. Mentre il filo lo teniamo fuori. Quindi con l'asola prendo il filo e vado a chiudere. Rientro nel punto, prendo il filo, torno su, riprendo il filo. Spostiamo la nostra catenella verso l'interno, proseguo, entriamo nel punto sotto, prendo il filo, riprendo il filo e vado a chiudere. Ci passiamo due volte, nello stesso punto, perché altrimenti qui non riusciamo a coprire bene. E man mano che lavoriamo, rigiriamo il lavoro all'interno. Adesso qui è un po' più antipatico lavorare proprio sullo snodo della chiusura, tiro su, prendo, chiudo, passo due volte, così riempio bene la mia chiusura e aggiusto il lavoro. Vado sotto, prendo il filo e riprendo il filo. Secondo punto, prendo il filo e chiudo.
continuo. Se avete un cordino o un filato comunque più sottile, potete passare nello stesso foro anche tre volte. L'importante, guardate che sia ben coperta la chiusura, perché altrimenti vediamo il metallo. Quindi proseguo. E abbasso all'interno la cucitura. Proseguo così fino a questo punto. Arrivo da questo lato. Passo sempre due volte in ogni punto. Tolgo il marcapunti, qui salto la molla e passo dall'altra parte. Faccio scorrere. E continuiamo a foderare e a cucire tutta quest'altra parte. A questo punto inseriamo la nostra fodera e la vado a puntare, faccio un piccolo orlo da ribattere all'interno e mi aiuto con gli spilli e la blocco tutto intorno. Con ago e filo da cucito vado a piccoli punti a fermarla tutta. Ed ecco qua la borsa finita. Io ho applicato la fodera, l'ho riempita adesso per farvi vedere anche la capienza di quanto contiene. Vedete che è bella grande. E ho messo una targhettina. Possiamo anche completarla con una catena se vi piace, ma è bella questo genere anche portata a mano così.
Se non vi piace l'angolo qui, potete anche schiacciarlo all'interno. Vedete? E dare un puntino. All'interno non vi dà fastidio, eh? Quindi qui bloccate un attimo e vedete che già avete creato una sorta di fondo e quest'angolo non lo vedete più. Stessa cosa fate dall'altra parte. Naturalmente mettete dentro la stessa quantità. Però io la trovo spiritosa e carina anche con questo angolo fuori, anche per fare un modello diverso. Quindi il video è finito. Io spero che vi sia piaciuto questo modello e anche di avervi dato un'idea per creare un vostro modello personalizzato. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per chi ancora non l'avesse fatto. Vi do un abbraccio e ci vediamo prossimi tutorial. Ciao!